Hey, ben ritrovati da AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Abbiamo cominciato questa avventura in live un po' di giorni fa, mi sembra inizio luglio, e dato che adesso agosto è un periodo di calma e mi voglio male e voglio male al canale, continuiamo la serie di Kirby. Dunque, dobbiamo andare nel pianeta Pop, cerca i cuori oscuri nel mondo dei miracoli. Tieni inclinato il control stick per selezionare potenti abilità, eccetera, eccetera. Quindi, andiamo. Vediamo un po' cosa ci aspetta in questo pianeta dei miracoli. Mondo dei miracoli, pianeta Pop. Abbiamo una sola... un solo livello aperto, quindi una sola possibilità di scelta. E non ho bene chiaro in mente se voglio fare tutti i livelli, perché ci sono anche livelli che si possono non fare volendo. Quindi, non lo so, può essere che lo faccio o non lo faccio, dipende da come mi gira in quel momento. Elimina amico? No, come... ah, ecco, amicizia. Questo è lo spazzino, mega spazzolino. Questo non si può fare amico, vero? Grande, perfetto. Ok, te prendo l'abilità, così intanto spazzo anch'io. Facciamo le pulizie, hopla. Wow! Ah, è vero, questo è quello cattivo, non si può. Mi dimentico ogni tanto che qualche nemico non è fattibile. Wow, sì, AndrewLink, sì. Qui. Poverino. Aspetta però, se puliamo tutto ci dà la ricompensa. Mamma mia. No, niente, non ho nessuna ricompensa, va bene. Perfetto, scendiamo. Niente, devo scendere di qua per forza. Ah, perché quello era solido, è vero. Giusto. Apriamo la cesta qua, che ci dà? Pezzo di puzzle, perfetto. Vabbè, le stelle lì non mi interessano più di tanto. Yupi! Scendiamo con un guizzo pazzo. Oh yes, andato, perfetto. Continuiamo. E non so neanche se farò un 100% per quanto riguarda i puzzle. Perché non è che ho tanto interesse nel completare i puzzle. Se lo dovessi fare poi lo farei nel file principale, non in quello secondario. Ma qui non c'era nulla. No, perfetto. Oh, mega spazzolina. Non lo so, stai un po' messa male a punti, eh. Non hai molta vita. C'era qualcosa qui che si poteva fare, mi sembra, cascando in uno di questi buchi. No, si avvicina alla visuale e quindi ci muore, no. Niente, evitiamo di perdere vita inutilmente. Ok, qui bisogna scendere per forza perché bisogna fare... mamma mia, sì però... vai. Perfetto. Carote e bacetto che si ricarica col bacio, non lo so, non ho mai capito sta cosa. Danni i bacetti e si ricarica, va bene. Allora, Duke the Zack lo voglio come amico perché è forte. Senti, coso, vieni qua a me. Sali. Una spazzata veloce e vai, un po' di cura. Ma non è cura, quelle sono solo punti per le stelle e poi a fine livello. Se non erro, se non faccio dell'errabondo. Si può entrare anche senza piattaforma. Il che è una grande opportunità di evitare di morirci male e aspettare che si riformi. Nel caso si riformino, ma non ne sono tanto sicuro. Non ci ho mai fatto caso a dire il vero. Allora, te come amico ci abbiamo, quindi basta, è perfetto, bravo. Oh ragazzi, oggi proprio gli amici stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, abilità amico. No, devo essere Duke the Zack. Ecco, perfetto, bravo. Ottimo Duke, vacci tu. Muori. Duke. Bravissimo. Mi ricordo che lo facevo spesso, però quando ero io. Era un attacco piuttosto forte e si utilizza diverse volte. Devo solo ricordarmi in quale livello, però. Non mi sembra che questo fosse l'unico. Perché mi ricordo di averlo usato parecchie volte. Forse anche solo per divertimento e per fare danno ai nemici. Il che è una cosa molto plausibile conoscendomi. Ottimo. Andiamo. Siamo solo in tre ma stiamo facendo grandi cose. Eccolo qua. Duke, tocca a te.
Bravissimo. Duke the Zack oggi proprio è on fire. Accidenti a lui, oh. Bravissimo. Ora, attenzione, lì ci stanno i mostriciattoli tascabili, che non sono Pokémon. Ok, qui c'è un'altra entrata per segreto. Bravo. Il computer, ragazzi, a volte mi sorprende, a volte no. Mi ricordo che a volte faceva delle stupidaggini in mani e perdevano vita inutilmente i compagni. Però a volte invece ti sorprende con delle giocate assurde. Abbiamo attivato Palazzo dei Sogni sulla mappa del mondo. Perfetto. Il che è una cosa buona e giusta. Molto buona. Perfetto, guarda qui. Ok. Ci dovremmo essere oramai. Siamo giunti alla fine. Abbiamo preso Bombi Bros. Oh yeah. La ruota? Oh cavoli. Questo mi piace un sacco, mi piace. Non so se possiamo rompere anche le rocce. Non ricordo di preciso, ma penso di sì. Non c'è problema. Hopla. Mi ricordo che c'era anche un livello finale con questo. E ci ho perso non so quante volte. Però era, non era proprio con la ruota, era con la marcia, mi pare. Era tremendo. Ci ho perso tantissime volte senza un motivo valido. Semplicemente non riuscivo a farlo. Si salta! Boom. Vai, quante... eccola! Questo mi sa che si può prendere solo facendo la ruota amici. Abbiamo finito il livello. Si inizia. Ippla. Buono, primo. Mi sa che non si può andare più del primo. O se si può io non l'ho mai raggiunto. Però mi sa che più si hanno amici più si può andare in alto. Non vado al Palazzo dei Sogni. Voglio continuare l'avventura con questi amici. Poi magari nel caso... a parte che no, sapete perché ci devo andare ora che ci penso? Devo sbloccare qualche personaggio ancora. Qui non ne ho sbloccato neanche uno. Vediamo un po', ok, loro tre. Che poi non è detto che io riesca a sbloccare un personaggio per forza. Ok, ho rimpiazzato lo scopettino, dato che ci sono già io. E facciamo quest'altro livello, non ho neanche letto il nome. Semplicemente giochiamo. Non perdiamo assolutamente tempo. Oh, cavoli. Inizio a ricordarmi ora. Il pesciotto. Ha fatto danno il pesciotto. Waddle Dee. No, sei antipatico. Vai, distruggiamo tutto, raga. Chi se ne avvantaggerà? Oddio, questo è malvagio. Ma tu sei... Oh, boh, kamikaze. No, non posso dirlo. No, YouTube dopo censura. Senti? Eccomi qua, sono tornato. Bacetti, bacetti, con chi? Nessuno, solo io. Perfetto. Questa cosa dei bacetti non la capisco. Sono amicicci, ecco perché. Va bene. Ci sarebbe per forza il fuoco? Deviamo Duke the Zack, che però forse è stato uno sbaglio. Le dispiace? Ok, spawna. Perfetto, guarda un po'. Non ci va. E levati tu. Vai, ombrellone. Bravissimo, quanto è bravo. Bombi Bros Junior. Attenzione che scoppia. Perfetto. Apriamo qui, oppla. Due pezzi di puzzle. Ottimo. Però a me Kirby Parasole non è che mi dice molto. Preferirei un altro Kirby. Però intanto ce lo teniamo. Non importa. Troveremo il modo di fare danno anche con lui.
Allora, mi ricordo bene questa parte. Non è quella con la corrente. Quella con la corrente è molto tediosa. L'ho dovuta fare due volte per prendere tutto. Io passo sotto, passo. Perfetto, bravi. Ma sì, ti scontri con tutto. No, qui non c'è nulla di che. A parte cibo. Ecco, qui bisogna andare di qua. Perfetto, ottimo. Oh, torniamo a respirare aria. Senza filtrarla con le branchie. Non mi piace filtrare l'aria con le branchie. Preferisco i miei polmoni. Che c'è qui? Ah, ok, perché ci serviva per fiammello, ok. Allora, no, qui ce ne... Levati. Ma non ti voglio... Vabbè. Lui, leviamo lui. Dai, ci serve due, per forza due parasoli qui. Grande, perfetto. Arriva la bomba. Sì, ci vuole un po', però arriva. Vabbè, sì, mo non importa, possiamo anche toglierlo. Perfetto, entriamo. Due pezzi di puzzle. Oh, buono. Allora, adesso non c'è il boss. Non mi ricordo di preciso in quali livelli ci sono i boss. Mi ricordo quali boss però ci sono. Abbiamo aperto il livello extra. Sì, ci può stare. Certo è che però se mi faccio anche tutti i livelli extra, la serie verrà leggermente più lunga, questo è ovvio. Vai, avanti, riproviamo. No, non riproviamo. Ah, perché c'è lui. Ma no! Perché sei entrato? Perché sei entrato, Kirby? Perché? Chi ti ha detto di entrare? Mannaggia. Però l'interruttore l'abbiamo premuto, quindi... Alla fine... Ci sta quasi. Quasi. Abbiamo preso il lollipop, quindi siamo invincibili. E ci muoviamo alla velocità della luce, a quanto pare. Vabbè, andiamo avanti. Ah! All'ultimo ho notato che sarà finito. Tappo di sicurezza, quello mi serve. Vai, vai in un altro gioco. Ah, Kuoko Kawasaki? Questo nella serie è un frottino. No, non mi cucinare in padella. Volevo sparargliela, sbagliato. Ci ho pensato dopo. Vai, Kirby cuoco. Mi cucino qualcosa. Non posso cucinare. Non ho le abilità. Questo è quello smash finale che c'è anche in... Non c'è nient'altro, cucina. Hai un po' di sale, un po' di pepe. Ta-da-da-da-da! Ho cucinato i miei amici! Che escono più forti. Però attenzione, hey! Pezzo puzzle arcobaleno! Che vale 3 pezzi, se non sbaglio. Perfetto, raga. E fine livello, ottimo. Ci facciamo un altro livello. Dopo questo, vediamo come va.
No, mi sa che più di uno non si può arrivare. Più di primo posto. Para 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 pa. Bene, ora si è aperto anche il livello bonus, direi di farlo. Non perdiamo tempo. Isole interne, buono. Oh. Oh. Ok. Certo è che però alcuni mondi, alcuni livelli extra si aprono solo se premiamo appunto il pulsante rosa. Io se lo trovo lo premo. Però se non lo trovo ci arrangiamo. Ah, la cotto, va. Ehi, ciao! Indiana Kirby! O Kirby Jones. Wow, i cinghialetti! Che fanno? Sì. Haha! Get wrecked! No, prendi puzzle, bravo. Eviti, se posso prenderlo, cerco di prenderlo. Ovvio. Acqua? Ah no, c'ho la ragnatela. Leviamo lui. Mi sa che non ci serve qui. Vai. Ah, quindi bisogna fare. Bisogna prendere. Ah, non prendiamo. Stavo dicendo, non prendiamo danno passando attraverso quelle cose. A quanto pare con rimbalzo amici no. Vabbè. Io dico ok. Stiamo distruggendo la fauna locale intanto. Oh cavolo, non mi ricordavo che faceva quello il ragno. Com'è che si chiama? Arachno, beh certo. Sì, in effetti è più comodo così. Doppia. Eh no, amico mio, tu non spari più nulla. Vai, grande. Aio! Che Dolores. Che Dolores, vediamo un po'. Ah, sì, perfetto. No, forse prendiamo danno. No, non prendiamo danno. Non ne sono sicuro. Non lo so. Se lo prendiamo bene, se non lo prendiamo meglio. Cioè, avete capito. Va bene in entrambi i casi. Non mi interessa più di tanto. Ovviamente se sbaglio qualche termine o qualche abilità, qualche cosa così, ecco, non prendetevela. Perché insomma io Kirby lo sto riscoprendo. Perché io la prima volta l'ho giocato, ma non l'ho rushato, devo ammettere che l'ho giocato tutto. Ho cercato di fare 100%. Ho fatto anche l'attacco ai boss, quelli più difficili. Dopo aver finito la storia ho completato tutti i livelli, tutti i pezzi arcobaleno, tutti quanti i livelli esterni, tutti quanti i livelli extra, tutto ho fatto alla prima run, quindi so giocare, non è che sono proprio a digiuno, però dopo tanto tempo, dopo oltre un anno, quant'è? Due anni oramai che è uscito il gioco? Lo stavo registrando poi, dopo il primo episodio, Nintendo, no, non va bene, bloccato in tutto il mondo, a cavolo, pure, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, bene, anche perché il mio target è l'Italia, quindi non è che potevo fare per l'America o per altri paesi. Perciò. Mamma mia quanti boss qui. Lo attacco con l'acqua. L'acqua fa male, vedi? Siamo. Oh! Un bel po' di stelle che danno le vite extra. Non che mi servano, ne ho 33. Numero particolare. Va bene. Usciamo dall'acqua, mi piace respirare l'aria come ho detto. La bomba malefica e
Scusatemi, prendo cura di quello perché... Ok, uno è andato. Mamma mia, la frusta fa paura. Ah no, lui non mi interessa il ghiaccio, tanto meno lui. Scoppiati. Perfetto. Hai evitato di prenderlo perché, come ho detto, non mi interessa. Stavo per cascare e per rimetterci le penne. Buono. Oi oi. Anche one up che non serve. Kirby è un gioco relativamente facile. Non c'è neanche da sforzarsi più di tanto. Se sei una persona che insomma ha già giocato a vari videogiochi, Kirby è un platform piuttosto semplice. Poi ci sono quei livelli che richiedono un pochino più di abilità, tipo in Kirby la stoffa dell'eroe, per prendere alcuni oggetti nella mappa mi ci sono dovuto impegnare e fare il livello anche 5-6 volte. Uno completato, fatto con Paint a quanto pare, il primo rivale, bravi. Facciamo anche Cieli Cerulei a sto punto e finiamo questo livello, se ne aprirà un altro. Questo sembra quasi un livello extra, ma in realtà non lo è. È solo che non ha... Ok, qui si può aprire con la bomba. Sì. Non ha il pulsante rosa, perché si vede che non serve. Oh, mi ricordo. Mi ricordo bene. L'ho dovuto fare 3 volte questo, la prima volta, per riuscire a prendere tutto. O era un altro più avanti? No, era un altro più avanti che aveva la stessa caratteristica, che c'era appunto il vento. Sì, era simile. Andiamo. Molla baffuta. Vai. Perfetto, bombi, grazie. Ah no, c'è fiammello anche. Allora, forse invece era questo. Vabbè, o era simile o era davvero questo. A posto, ripassiamo qui, posto di blocco. Mannaggia. Quanti danni prendo inutilmente. Vai, gelato. Oi oi. Presi. A questo punto andiamo sopra, anche perché è l'unica strada percorribile a quanto pare. Ecco, sì. Perfetto, grande. E poi si apre sotto. Quanto è macchinoso. Grazie ragazzi, che devo recuperare salute. Perfetto, pezzetto di puzzle. Aioi. Bene. Fiammello, ti stai divertendo lì? Quando vuoi, noi siamo qui, eh. Allora, era solo ambientazione? Molto strano. In genere, chi conoscendo Kirby, potrebbe esserci un segreto ogni dove. No, non c'è nulla. Parte... Ah, perché c'era il nemico, ok. No, penso di stare bene al momento con questa squadra. Non credo che mi serva... Bonkers. È andato subito KO, Bonkers. Un po' di boluccio. Muori. Scoppiato. No, non lo voglio. Andiamo avanti. Ok, ora lo voglio. Serviva, effettivamente. Bene. Ah, martellazzo. Fiammello ce l'abbiamo, già in squadra. Qui, ragazzi. Optimo. Optimates, quando volete. Voglio il martello infuocato. Oh yes. Martello di fuoco. Anardente. Di fuoco faceva schifo. Vai, 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 vai. Velocissimi.
Oh, qui quindi cambia ogni volta. Bene. Perfetto, e si apre un po'. Bene. Ah, bisogna riscendere. Sì, perché poi dopo si riapre. Sì, se non lo prendi devi scendere un'altra volta. Poi andiamo sopra. Mamma mia, che tragedia sto livello. Vai. Questa dovrebbe essere l'ultima. Sì. Perfetto, due pezzi. No, 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 no. Ok, di qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Controcorrente. Mannaggia. Così cambia direzione il vento. Corri, 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 Kirby. Entriamo. E andiamo avanti. Queste raffiche di vento sono un po'. Allora, perché ci danno queste opzioni qui? Che servirà qualcosina, forse, più in là. Ok, ci fanno andare. Va bene. Perfetto, questo gira da soli. Donkey Kong style, proprio. Beh, io vado dove c'è il pezzo di puzzle, no? Per chi mi avete preso? Ho perso le ore con Donkey Kong sui barili. Non è la prima volta che faccio queste cose. A volte la chiave deve portarla a un nemico. A volte puoi anche prenderla tu e fare il lavoro molto più in fretta. Però a volte c'è solo il nemico che può farlo. Mi sono sbagliato su un livello 2-3 volte. Ho fatto qualche prova, ma tutto sommato. Oh! Questo intendevo. Questo poi diventerà anche più complicato in futuro. Più complicato. Cosa non troppo complicata che si fa. Duke the Zack, no? Non è Duke the Zack, quello dello spadaccino. Un altro ponte. Forse proprio qui che inizia a essere un pochino più leggermente complicato, ma come ho detto. Ah, sì, perfetto, perfetto, la ricordo, sì. Era semplicemente da andare sopra. Vabbè. Ecco, bastava farlo sbattere lì contro e poi dopo, fatto. Potevamo anche andare sopra nel caso non avessimo avuto voglia di fare tutto sto ambaradan, ma come ho detto è semplice, puoi sbagliare una o due volte, ma poi se non lo capisci la terza, allora bisogna farsi vedere. Fino alla terza ci sta, e dalla quarta in poi che se non lo capisci è davvero grave. Questo base intendo, Dopo quelli più in là ci può anche stare. È una battuta, raga, prendetela per quello che è una battuta. Siamo a 40 vite già, non so quando userò mai 40 vite, ma andiamo. Perfetto. Oh, Orrore Oscuro, mi intriga parecchio il nome. Ad ogni modo, questo video termina qui. Quindi ragazzi, per tutto il mese di agosto Kirby, beh tutto il mese, fino a quanto dura, per quanto possa durare, Kirby sarà sul canale. Quindi la serie estiva è questa, se non l'aveste ancora capito. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!